Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Football Manager 2023 con il nostro maestro Giampaolo e il nostro Bari. Allora, Bari che si sta dimostrando squadra competitiva, ultimo episodio meraviglioso con un Lazetic in stato di grazia, tra l'altro è pure il capocannoniere. Ora abbiamo uno scontro diretto contro l'Empoli che si trova sesto. Di conseguenza sarebbe importante portare a casa 3 punti per un discorso di classifica. Allora, innanzitutto Bove, ecco, mettiamolo mezzala, che forse è la cosa migliore. Per il resto, perché Johnson qua? Domanda, eh. Ah, perché Fiamozzi cos'è? È ancora un po' fuori forma. Allora sì. Allora per forza Johnson. Johnson e Nordstrom. Fiamozzi magari entrerà nel secondo tempo. Per il resto mi sembra che la squadra sia abbastanza in ordine, quindi andiamo direttamente alla partita. Io ho un po' di paura e un po' di certezze, nel senso che comunque è vero che stiamo passando un buon periodo. Però non vorrei che questa partita fosse un disastro, non vorrei che, ecco, si trasformasse in quella partita che ci distrugge moralmente. Diciamo che è la partita della verità questa. O si vince o si vince. Non c'è altro risultato oggi. Anche perché se vinciamo noi li raggiungiamo al sesto posto. E rispetto a un inizio di campionato veramente pessimo, sarebbe già un grande risultato riprendere questa classifica. Ecco, la partenza non è che mi faccia impazzire. Infatti, subito andiamo in svantaggio, raga. Andiamo in svantaggio. Buco difensivo. Interventi sbagliati. Qua hanno fatto crossare Zappa tranquillamente. Nessuno che marcava Bairami. Così non va bene. Così non va assolutamente bene. Partire così è veramente complicato. Questa è la prima vera sfida dopo il periodo positivo, è la prima vera sfida molto impegnativa, questa con l'Empoli, perché l'Empoli, se non sbaglio, è una neo-retrocessa, quindi è una squadra sicuramente migliore. Però ragazzi, su. Cioè, veramente, eh. Facciamo qualcosa di buono oggi, facciamo un'impresa. Recuperiamo questa partita. Bravo Nordstrom. Però Johnson per Bove. Bove. Gliel'hai passata. Gliel'hai passata, Bove. Gliel'hai passata. E dacci un po' di forza a questo tiro. Dacci un po' di forza. Che se no qua auguri a far gol. Ne passa di tempo. Niente. Ancora 0-1, anche se le statistiche sembrano essere favorevoli. Parlo di tiri, ovviamente, perché guardando il possesso siamo inferiori. Amareggiato. Ahimè, sì, perché vorrei qualcosa in più. Non dico di vincerla perché non è facile, ma almeno un pareggio simbolico, almeno un punticino. Perché tutto fa brodo, eh. Tutto fa brodo qua. Anche un punto può decidere il campionato. Quindi anche solo quello sarebbe importante, Nordstrom. No, vabbè. No, ma come ha fatto? Ma che si è mangiato? Ma che si è mangiato? Ma io non ho parole. Vabbè, mettiamo Vasco Valls. Anzi, scusate. Mettiamo Johnson qua. Poi mettiamo. Dove sta coso? Dove l'ha messo? Ecco, Fiamozzi. Mettiamo Fiamozzi. Lazetic purtroppo non sta rendendo. Oggi purtroppo no. Oggi mi tocca cambiarlo, raga. Non sta giocando benissimo. Mettiamo Rauti.
Per il resto va bene così. Purtroppo mi tocca cambiare l'Azetic oggi perché non lo vedo molto, molto in forma. No, vacca no, piuttosto guarda. Piuttosto entro io in campo. Piuttosto metto Maita. Mettiamo Maita. Ragazzi, almeno il pareggio. Io vi supplico. Sarebbe importantissimo pareggiare questa partita. Ma oh, non sa da fare, eh. Ma perché ce l'hanno con questo Vacca? Ma non voglio farlo giocare Vacca io. Mettiamo Vasco Valls piuttosto. Ci metto Vasco Valls. Andiamo su. Perché Vacca? Ce l'hanno con Vacca. Sembra il classico personaggio che ti vogliono far mettere per forza. Maita. Ah. Ecco, ripartenza dell'Empoli. Ripartenza dell'Empoli, ma c'è Vasco Valls. Bravissimo Vasco Valls. Fiamozzi, rigore. Rigore. Scusatemi, eh. Questo è rigore a casa mia. Mi ha sgambettato. Ma che verifica? Ma cosa. Ecco, bravo. Cosa vuoi verificare? Chi batte? Che dira? Ti prego. Sì. Sì, bravo, bravo Walid, bravo Walid. E si va a pareggiare. Era quello che volevo. Già un pareggio è buono. Poi se si va a vincere magari non è che sono triste, eh? Ma no, non è possibile, vabbè. Allora, abbiamo dominato la partita e uscire con un pareggio grazie a un rigore mi è abbastanza amareggiato. Amareggiato perché non puoi fare 22 tiri in porta contro 6 e fare 1-1 grazie ad un calcio di rigore. Non è contemplato. È inammissibile questa cosa. Comunque rimaniamo noni in classifica. Non abbiamo perso niente e già è una cosa positiva. Michelino, Michelino, lo so che. Lo so. E per il resto, Caprile, notevoli miglioramenti. Buon giocatore per la Serie A. Addirittura già per la Serie A è un buon portiere. Interessante questa cosa, veramente interessante. Verona vince col Cosenza. Cioè, Verona e Brescia ormai sono scappate tipo tantissimo. Abbiamo il Frosinone fuori casa. Frosinone che è quarto in classifica. È dura. Con la quarta in classifica, fuori casa è molto molto complicata. Però si può fare, eh. C'è un Lazetic che deve un po' ritrovarsi, ma si può fare. Squadra c'è, è tutto in ordine. Possiamo andare direttamente alla partita. Lazetic, oggi ci servi tu. Oggi ci servi tu. La scorsa sei mancato. Perché c'eri ma sei mancato. Questa mi serve una tua bellissima prestazione come tu sai fare. Quindi fammi vedere di cosa sai fare. Per carità. Per piacere. Te lo chiedo in ginocchio. Fai qualcosa. Fai qualcosa. Eh no però, eh. La partenza così non mi piace. Bravo Capradossi. E Mozzi si addormenta. Ottimo. È ancora lì Frosinone. Mamma mia. Caprile ha fatto una parata meravigliosa qua, eh. Abbiamo rischiato assai su questo tiro. Garritano. La palla è ancora lì però. Non riusciamo a uscire. Bravo Bove. Oh ma dai, e basta con sti attacchi. Mi stanno distruggendo. Bravissimi. 3 tiri a 0 è sintomo che comunque se la sta meritando di andare in vantaggio. Però dobbiamo resistere. E ruba sta palla. Non essere timido. Sì, vabbè. Ma come gioca il Frosinone? Ma come gioca? Cioè, devo dire, veramente bene. Veramente bene. Bravo Caprile.
Sempre attento. Sì, però ragazzi, svegliamoci un attimo, perché qua non è che... Cioè, 20 minuti e zero tiri, oh, finalmente un tiro è arrivato. Però era veramente una roba inguardabile. Neanche Allegri, neanche Allegri gioca così. Lazetic. Sì, però se t'addormenti, figlio mio. Se t'addormenti, figlio mio. Che tristezza. Passiamo da farne 6 a far fatica a farne uno. Io non capisco questa squadra. Faccio una fatica assurda a capirla alle volte. Che dirà? Ancora Fiamozzi. Però siete poco precisi, molto poco precisi, infatti di partenza Rosinone. Cosa ha preso? Cosa ha preso Caprile? No, raga, comunque non ci siamo. Ma non ci siamo per niente. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Estrella non si sta trovando a suo agio. Cambiamo di ruolo. E mettiamolo qua. Discorso arrabbiato. Molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Perché non stiamo rendendo. Rubate un pallone. Non sarebbe una cosa brutta, eh? E dai, bravo Fiamozzi, però. Cioè, guarda che roba. Si è fermato, eh? Si è fermato Fiamozzi. Guarda che culo. Ma guarda che culo. Scusate il francesismo, però. Ma guarda che culo. Cioè, poi. Poi non mi devo arrabbiare. Vabbè. Rauti, vai, facci sognare. E niente, io non so nemmeno cosa fare. Estrella peggiora di continuo, a vista d'occhio, mettiamo Maita. E Fiamozzi. Mettiamo Vasco Valls. Caprodossi ammonito per sicurezza. Mettiamo Zuzek. E va bene così. Tanto alla fine la squadra non sta giocando bene oggi. Giustamente oggi noi siamo quelli che facciamo pochi tiri e perdiamo. Nella scorsa partita abbiamo fatti 22 contro 6. Abbiamo pareggiato 1-1. Poi vabbè. Dettagli, eh. Dettagli. Scriptato a bestia alle volte. Ma quale vacca? Ma quale vacca? Ma quale vacca? Ma porca miseria. Piuttosto metto mi nonna. Mettiamo Vasco Vaz qua. Mettiamo. Ho detto, mettiamo Vasco Vaz qui. E Bove lo cambio. E ci butto dentro. Johnson. Dai, giusto per ma anche no, vacca. Ma anche no. Una bruttissima partita. Una bruttissima partita, ragazzi. Onestamente, proprio. Io non ho visto neanche un tiro in porta del Bari oggi. Neanche un tiro in porta. Ed è grave, come cosa. È molto grave. Che sia il primo tiro in porta oggi? Di oggi? Bravo, rigore giusto. Mi sa che era sulla palla, però. Se ce lo danno io non piango, eh. A essere onesto. Grazie, grazie, gentilissimo. Lazetic, per provare a riprenderla. Bravo, bravo. Ottimo rigore. Ottimo, ottimo rigore. Dai, raga. No, vabbè. No, vabbè. No, ma porca di quella miseria, ma come si fa? Niente rigore, oh, per fortuna, perché
Stavo per venire fuori il sangue dagli occhi. Molto offensiva perché ormai cos'è che abbiamo da perdere? Niente, quindi l'unica è attaccare con cattiveria. Ma stoppa sta palla, sei da solo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Facciamo errori banali, errori banalissimi. Quello è il problema di noi, cioè della nostra squadra. A volte siamo dei fenomeni, a volte facciamo degli errori che veramente sono banali, eh. Ma di un banale. Lazetic. Bravissimo. Pasco Valze. Passaggio sbagliatissimo. L'idea era buonissima, però il passaggio. Pensavo ci fosse rigore. Infatti mi ero un po' fermato, ma. Ma per fortuna no. Ma tanto non la riprendiamo, ragazzi. Purtroppo non riusciamo a riprenderla questa partita. Sto facendo il possibile, ma. Cioè, in realtà, per come abbiamo giocato, è giusto così. Che la perdiamo perché è molto giusto, secondo me. Cosa? Perché contento? Ma contento sarai te. Ma contento sarai te. Ma abbiamo perso o vinto? Non ho capito. Abbiamo perso, no? Quindi, perché devi essere contento di essere mediocre? Io non c'ho parole. Onestamente, non c'ho parole. Io boh. Vabbè. Va bene. Va benissimo, va benissimo, è una parolona, però diciamo che va, diciamo che va. Tra l'altro, c'è un po' di pausa. Intanto metto la musichetta, ragazzi, così. Allora, c'è un po' di pausa, mettiamo un'amichevole, magari il 18, anzi il 19, ok. Contro chi è che ci fa guadagnare di più? Ok, vabbè. Bilbao. Bilbao. Ok. Costo 130.000, però incassi 180.000. Poi, consiglio di Mister Pollicino, mi ha detto di liberarmi dei giocatori della seconda squadra che sono abbastanza scarsini e che ormai non hanno più futuro. Tipo questo Francesco Stella non c'ha potenziale obiettivamente e potremmo anche lista cedibili e via. Ok. Poi Mangialardo. Pure questo è in calo. Non mi sembra sto granché. Cosa ho sbagliato? Qualcosa qualcuno ha cavato, non so chi. Stragapede pure questo, vabbè. Non mi dicono niente questi giocatori, non mi dicono niente. Cioè, di base. Ecco, Leonardo Pasquali è uno dei migliori. Anche questo Akpa Chukwu Pasquali, raga, tanta roba. Pasquali, tanta roba. Ma se questo Pasquali lo mandiamo in prima squadra? Così, eh. Anche questo Venuti. Venuti è il portiere. Prima squadra. Sormani pure prima squadra. No, che nuovo contratto. Porca miseria, ho sbagliato. Prima squadra anche lui. Vai, vai. Pure Akpa, prima squadra. Il resto poi me lo cavo più avanti, andando avanti. Però cosa volevo fare adesso io? Intanto volevo portare, mandare in prestito i giocatori giovani per farli crescere, perché purtroppo alcuni non potrebbero giocare, quindi. Però
Tipo ACPA per dire, trasferimenti, offre ad altre squadre, prestito. Facciamoli crescere questi giovani. Pasquali offre ad altre squadre, è troppo giovane, vero? Quindi neanche gli altri, insomma, ho capito. Vabbè, niente, come non detto. Andiamo avanti, però diciamo che... No, tu devi star lì. Allora, perché hai rifiutato? Aspetta, lascia fa, ma te... Non ti preoccupare. Che me ne faccio di giocatori che non crescono? Mangialardo, poi perché mi... Cioè, anche questa cosa, mi danno 0 euro, perché dovrei dartelo? Cioè, in effetti non ha senso. Che cosa mi rappresenta 0 euro? Cioè, almeno qualche soldino ci deve essere in mezzo. Non è che posso regalarvi i giocatori come se niente fosse. Anche solo 20 euro simbolici per andare a pranzo al sushi. Cioè, almeno, dico. Poi non è che pretendo i milioni, chiaramente. Allora, Johnson ha fatto un bell'assist. Solo lui ha giocato benissimo. No, anche Muaremovic e anche Nordstrom. Bene. Anche Strela, ben giocato, ben figurato. Dobbiamo mettere il nuovo portiere. Benuti. Giusto? Poi c'è... Poi c'è Sormani e Pasquali. Ah, ma io non ho messo i giocatori nuovi. Non c'è neanche Lazetic lì in mezzo. Ma come? Nordstrom. No, vabbè, questo è con i cosi. Ma non c'è nessuno. Come è possibile? Non li ho messi. Bove, Rossetti, non c'ho parole. Poi c'è un altro portiere ancora. Brazao, difensore. Dove cavolo sta difensore? Difensore Capradossi. Ma va là. Non li avevo aggiunti. Facciamo istantaneo, ma sì, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. È giusto per farsi un amichevole. Abbiamo perso 2-1 col Bilbao, che comunque secondo me non è un brutto risultato, eh. Non è malaccio, onestamente. Allora, la prossima con il Brescia, che comunque sta terzo in classifica. Quindi altro bello scontro complicato, eh. Molto complicato. Krastev non togli perché non mi pare sto granché. Lazetic un assist. Bove niente. Comunque Lazetic diventerà un campione questo. Questo diventerà veramente forte. Comunque non abbiamo infortuni quest'anno. Ci avete fatto caso? Zero infortuni. Quindi preparazione atletica perfetta. Corbo sta migliorando. È già un buon giocatore per la Serie A e sia per la Serie B che per la Serie A. Ecco, Akpas è già infortunato, molto bene, appena arrivato in prima squadra è già infortunato. È quello che volevo sentire. Sormani sta migliorando tantissimo. Questo potrebbe essere il nostro futuro centrocampista. Allora, col Brescia, col Brescia, col Brescia, col Brescia, col Brescia. No, Bove mezzala. Maita Giagello difensivo. Anche se in difesa come sta messo. Andiamo. Ecco, il Brescia è veramente tosta, tosta, tosta. Ma si può fare. Ma si può fare. Voglio essere positivo. Siamo in casa. Quindi possiamo veramente fare qualcosa di decente. Domande subito, subito, subito a domandare, subito a domandare di più. Questa la voglio vincere, ragazzi. Se no, veramente episodio rovinoso, rovinoso a dir poco. Cioè, neanche una vittoria sarebbe clamoroso. Dopo lo scorso episodio, poi ancora di più. Cioè,
Io comunque ripeto, sta squadra non la capirò mai. Non la capirò mai. Perché va come gli viene, cioè non è che... Non è molto continua, è quello il problema. Che dire, l'idea era buona, però... Sì. Se entrava questa... Lasciamo stare. Lasciamo stare, perché veramente, cioè dai... Portiere fermo che guardava... Io non so cosa stesse guardando, ma era lì fermo che guardava il nulla cosmico. Mi ci manca, mi ci manca. Un gol preso così mi ci manca. Sarebbe clamoroso. Comunque, 0-0. Soddisfatto, soddisfatto. Perché sì, 0-0 col Brescia posso essere soddisfatto. Nel complesso, però... Tiriamo su qualcosa di più rispetto all'avversario. Perché 0-0, insomma, si complica, i playoff. L'obiettivo playoff si complica assai. Lasagna? In Serie B, lasagna? Ma voilà. Però... Mamma mia. Cioè, il palo ci ha salvato tantissimo. Veramente, se non ci fosse stato il palo... Grazie Paolo, grazie che ci hai salvato. Cambi, cambi, cambi. Lazetic oggi non va, non so cosa abbia, ma non va. Io non so cosa dire. E mi dispiace, perché mi dispiace tantissimo. Mettiamo Johnson. Pure Fiemozzi non va. Mettiamo allora, andiamo qua Johnson e di là siamo qua Johnson e va bene. E di qua ci posso mettere a sto punto Vasco Valls. No, sempre lui vuole. Però decidetevi. Ok, andiamo. Dai, raga. Allora. Domanda di più. Vai Rauti, vai Rauti, facci sognare. No, Vacca no, Bove stanco, mettiamo Vasco Valls qui a sto punto. E qui ci metto mia nonna. Dorval, debutto di Dorval in stagione. Vediamo come se la cava. Dorval. No, Uno 0-0 spentissimo. Però sì, soddisfatto perché era comunque era terza in classifica. Non è una brutta figura. Chiaramente no, però insomma. Si poteva e si doveva far di più. Allora, la prossima volta sfideremo. Intanto ho visto il Padova. Intanto che comunque chi è questo? James McAtty. Sì, vabbè, 14 milioni. Buonanotte. Edoardo Bove si è lamentato della scarsa qualità dei recenti allenamenti. Allenati di più. Se vuoi allenarti di più. Stragapede ha fatto una buona prestazione incredibile. Non ci si crede. Sarebbe un acquisto eccellente, sì, lo so. Posso immaginare. Peccato che mi costi uno sproposito. Sì, lo so che anche lui è un acquisto eccellente. Tutti acquisti eccellenti, però non ci stanno i soldi, quindi... Mi sa che mi è poco utile questo consiglio, no? Dicevamo, Padova. La prossima volta, Padova, se riesco a vedere le partite... Se riesco, stiamo ancora perdendo di più. Fantastico. Giagello ha sviluppato una nuova caratteristica. Cerca il passaggio più della conclusione personale. Ok, Pasquali, nuova caratteristica. Anche lui uguale. Sormani ha un senso di sportività aumentato. Molto bene. Facciamo un po' di attacco. Anzi, un po' equilibrato sto mese.
Vasco Valls è MVP del mese? Davvero? E perché non gioca mai? Deve giocare. Deve giocare. Se no. Top 11 del mese, Capradossi e Lazetic. Vabbè, però, Akpa, cioè, io ti voglio bene, però. Sei arrivato da 2 settimane neanche, già due infortuni. Cioè, io non vorrei dire, ma. È grave la situa, eh. È molto grave. Allora, abbiamo la prossima volta Padova, Ascoli che sta davanti a noi e Spal. Tutto sommato, si potrebbero fare anche 9 punti, in teoria, però mi tengo basso e facciamo 7, almeno. Quindi speriamo bene, intanto vi ringrazio per tutto, per il supporto, per i consigli e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!